Guarda il tuo corpo e non lasciare il resto fuori dalla porta. Non vorrai essere l'uomo più ricco del cimitero. E non lo sarai. Se c'è energia, vitalità, forza, ci sarà anche nella tua relazione, nella tua attività, nella tua vita. È qualcosa che devi governare. È troppo importante. Le emozioni sono tutto. Voglio dire, hai un sacco di soldi, tutti ti amano, ma se le tue emozioni principali sono rabbia e frustrazione, la tua vita è arrabbiata e frustrata. Non importa niente del resto, la tua vita non è un granché. Rapporti, soprattutto le relazioni intime, sono il succo della vita. È da là che viene il dolore e vale la pena dominare questo. Guarda cosa fai davvero con il tuo tempo. Gestisci il tuo tempo, invece di cambiare sempre programma. Io voglio spremere tutto il tempo, creare valore per me e per tutti quelli a cui tengo e che amo. Gestisci la tua carriera o la tua attività, anziché improvvisare. La maggior parte delle imprese è fatta da dilettanti. Ecco perché non ce la fanno. Il 96% chiude. Dopo 10 anni, solo il 4% ce la fa. Non significa che non siano redditizie. Non significa che si stiano solo divertendo o stanno convincendo qualcun altro a fare bene. È importante gestire il denaro in modo che non sia un problema della tua vita. Puoi fare, essere, dare e condividere quanto vuoi e non esserne stressato. Non dico alle persone cosa credere, ma penso che qualunque cosa tu creda, devi viverlo e deve farti crescere e dare agli altri. Se cresci ti senti vivo, se dai ti senti 10 volte più vivo. Devi poter entrare in questo stato spirituale. Hai bisogno di anni per gestire con sicurezza gli affari, ma sono gli stessi anni che occorrono per gestire le cose della vita che contano di più. Il nostro tempo non è speso per far sentire le persone soddisfatte. Ecco perché l'uomo qualunque non è in forma o in salute e non ha una relazione travolgente. Non sono un fantoccio, non sono un pensa positivo, conosco la verità. La persona media non ha fortuna negli affari. La persona media non guadagna quanto vorrebbe. Pochissime persone ce la fanno, ma alcune ci riescono. Alcune sono felici, soddisfatte, vive, finanziariamente forti. I loro affari crescono, hanno relazioni amorose e appassionate. Io voglio sapere chi sono per scoprire cosa fanno di diverso e insegnarlo a tutti. Ognuno si misurerà in modo diverso. Alcuni apprezzano il successo, altri di più l'amore, alcuni vogliono solo le sicurezze di base, quindi cerco davvero di misurare le cose che devono essere misurate per sapere se la tua vita funzionerà o no. Le vedo così come se tutte le nostre vite fossero guidate da come ci sentiamo. Impara a cambiare come ti senti. Non è una stupidaggine o una cosa falsa, ma è passare dall'essere arrabbiato, frustrato, a essere centrato o creativo o determinato a qualcosa che ti farà progredire e migliorare te e gli altri. Questa è una capacità importante. La nostra vita è controllata da come ci sentiamo. Se sei arrabbiato, risponderai in modo diverso rispetto a quando ti senti giocoso. Ciò che determina quegli stati è il modello che hai del mondo, la tua visione del mondo. Ecco le 3 cose che io guardo. Cerco prima di tutto quali sono i tuoi obiettivi. Ognuno ha obiettivi, sogni e desideri diversi. Mentre viaggiavo per il mondo, ho iniziato a pensare, cavolo, ho gli stessi problemi. Ho capito che ci sono questi stessi bisogni in tutti noi. Tutti abbiamo bisogno di certezza. Possiamo evitare il dolore e possiamo provare piacere, conforto, ma tutti abbiamo bisogno anche di incertezza. Abbiamo bisogno di varietà o ci sentiremo morti dentro. Se sei totalmente sicuro, sei annoiato. Se hai troppa imprevedibilità, vai fuori di testa. E non è un equilibrio. Sai cosa ti serve di più? Ognuno ha un diverso insieme di valori in questo ambito. Il bisogno di essere importanti, di sentirsi unici, speciali, il bisogno di amore, di crescere e di contribuire. Alcuni hanno la certezza in cima alla loro lista. Questo è il loro obiettivo. Non vogliono fare rischiando. Non vogliono fare nulla di diverso. Se si cambia qualcosa, vanno fuori di testa. Se la certezza è la cosa numero uno nella tua lista, so come sarà la tua vita. Posso prevedere la direzione della tua vita e la tua destinazione. Se sei guidato dall'amore, ma vuoi anche la certezza e metti l'amore più in alto, ti comporterai in modo molto diverso rispetto a se fossi guidato dalla significatività. Ho cercato di vedere quali bisogni sono i primi 2 della tua lista, perché indirizzano la tua vita. I 2 bisogni che il 90% delle persone del pianeta condivide con te. Su quale ti concentri veramente giorno dopo giorno? Tutti vogliono l'amore. Tu, su cosa ti concentri?
La maggior parte delle persone si concentra sull'importanza delle cose. Viviamo ai tempi di Facebook, dove le persone fingono la propria vita, mettono nuovi filtri, la rendono diversa da quello che è realmente, raccontano storie, perché ora l'apparenza è più importante dell'amore. E questo ci divide. E quello che vediamo più spesso diventa certezza. Le persone vogliono essere certe prima di fare qualcosa. Non avresti potuto avviare la tua attività senza certezze. Non potresti mai avere una relazione fantastica basata sulla certezza, perché le persone cambiano, il che determina la scomparsa della certezza. Voglio scoprire cosa ti guida e voglio vedere se è sano o no. Possono esserci due persone guidate dall'essenza delle cose, però ciascuna con regole diverse. Questa è la seconda cosa che misuro: le credenze e le regole e come raggiungere tale obiettivo. Voglio essere più chiaro: una vita straordinaria è la vita alle tue condizioni. Ci sono due aspetti. Il primo per avere una vita straordinaria è gestire la capacità di ottenere successo. Come posso prendere ciò che desidero? E come farlo più velocemente, meglio e più facilmente? Quello che ti serve è la capacità di manifestare ciò che ti viene in mente e renderlo reale. Ho passato molto tempo ad aiutare le persone a farlo più velocemente, meglio, mostrando loro scorciatoie, insegnando le strategie, facendo guadagnare anche un decennio di tempo. L'ho fatto per 38 anni con oltre 50 milioni di persone. Posso dirti che è una scienza quella del successo. Ci sono molte persone in gamba che ancora non hanno una vita straordinaria. Ma tu la vedi straordinaria. Quando ricevo la telefonata dal multimiliardario che mi dice che vuole fare questa cosa per i suoi affari, scopri che è invece miserabile. Io gli darò quello che ha chiesto, il cambiamento nei suoi affari, ma anche quello di cui ha bisogno, cioè il suo cambiamento interiore. Pertanto la seconda abilità è l'arte della soddisfazione. Credo che la nostra vita sia influenzata da una sola forza, le decisioni. Certamente credo in una forza più grande. Chiamalo Dio, grazia, universo, non importa. Dobbiamo scegliere e le decisioni che prendiamo ci influenzano molto di più delle condizioni che incontriamo. Non sono le situazioni, sono le tue decisioni. Decisioni su cosa credere, su cosa fare, su cosa dare. Guarda indietro, 10, 5, 15 anni fa, e pensa a una decisione. Con una decisione diversa avresti una vita totalmente diversa oggi. Non importa cosa succede nella tua vita. Qualunque cosa accada, vivrai benissimo. Decidi di non soffrire. Ricorda, il dolore è una cosa, la sofferenza è un'altra. La sofferenza potrebbe essere preoccupazione, rabbia, frustrazione. È tutto ciò che ti porta fuori dal benessere. Puoi far finire la sofferenza. Smetti di focalizzarti su te stesso e concentrati su qualcosa più grande di te. I figli, la moglie, la tua missione, la tua vita. Puoi uscirne in un attimo. Il tuo cervello è vecchio di 2 milioni di anni. Non è progettato per renderti felice. È progettato per farti sopravvivere. Ed è per questo che cerca sempre cosa c'è che non va. Ora, le persone sono preoccupate per la reputazione, se hanno soldi. 2/3 del pianeta vive con $2 al giorno, mentre tu ne guadagni 38.000. I più poveri dei poveri sono considerati ricchi. Ecco perché puoi solo migliorare. La vita è breve. Non sappiamo quanto. Ma se avessi solo una settimana da vivere? Scommetto che smetteresti di soffrire per le stupidaggini. Passeresti il tempo con le persone che ami. Faresti ciò che ami. Guarderesti il tramonto. Sentiresti l'odore dell'aria. Godresti degli ultimi momenti. Quindi, perché aspettare? Il mio invito è bello ed è importante goderne. Devi goderti ogni momento in cui ti senti amorevole, giocoso, appassionato, curioso e meravigliato. Tratti le altre persone 100 volte meglio di quando ti senti frustrato, arrabbiato, sopraffatto, preoccupato, stressato o dispiaciuto. Diventerai un genitore, un amante, un uomo d'affari migliore. Sarai migliore nella vita. Quindi il mio invito è: decidi. Decidi oggi e di convintamente: interrompo. Non mi fermo e vivrò bene. Non significa che non ti sentirai mai male.
ma che cambierai istantaneamente. Dico sempre, amico, cambia le tue aspettative. E di colpo, ecco un mondo completamente nuovo. Riuscirai ad apprezzare certi momenti, una conversazione con un amico, guardare negli occhi tua moglie, stare con i tuoi figli, andare a correre. Ricorda, più soldi, più persone, più amore, più affari non ti daranno di più. Se non puoi farlo qui e ora, non lo farai nemmeno quando avrai di più. Quindi, perché non farlo adesso? E avere una vita ricca ora. Il denaro è una cosa. Avere disponibilità finanziaria è un'abilità, è una scienza. Essere ricchi è una decisione. Vivo alle Figi. Gli abitanti dei villaggi sono le persone più ricche del mondo. Sono felici, ridono, amano, non gliene frega niente dell'economia. Le persone dicono però che sono poveri. Quando sono arrivato, ho cercato di fare cose per loro, ma mi dicevano, di cosa stai parlando? Le persone ricche che vengono dagli Stati Uniti provano a capire e ci mettono 9 anni prima di sedersi ed essere felici. Perché non mi siedo sulla spiaggia ora e non provo? Perché far passare 9 anni? Perché non averlo ora? Questo è il mio invito.